Ciao a tutti, ben ritornati alla nuova puntata con l'ottava freccia. Oggi vorrei parlarvi veramente di qualcosa di mio. Abbiamo parlato spesso di come la musica possa essere avvicinata ad altre cose. Noi parliamo di musica, parliamo di danza, abbiamo visto come questa musica, questa danza possono essere avvicinati ad esempio al cavallo, al montare a cavallo, alle andature del cavallo. Io oggi vi dico, la musica in realtà è anche molto e molto simile alla scrittura. Per quale motivo? Perché le note sono un po' come parole. Parole che provengono da noi che scriviamo e che in qualche modo raggiungono i nostri lettori, i nostri ascoltatori e fanno vibrare. Almeno questo ci auguriamo, le corde più profonde della loro anima, e in quel momento le nostre storie prendono vita una seconda volta, una vita indipendente da noi e quindi molto probabilmente anche la più importante. Voi spesso mi citate quando mi conoscete, quando mi scrivete il mio primo romanzo country, perché ne ho scritti altri in precedenza, però diciamo Western Style, no? Che è All'ombra della luna nuova, a cui sappiamo che segue, lo vedete lassù, il secondo capitolo della saga dove il fiume incontra la montagna. E come sempre la domanda è quando arriverà il terzo, abbiate fede. Allora io vorrei dirvi, vorrei anzi rispondervi a quello che spesso mi viene chiesto, come ti è venuto in mente di scrivere dei romanzi country. Me l'aveva chiesto anche Tiziana in un'intervista al Country Road. Effettivamente è vero, venendo da magari altre cose, venendo da una scrittura più accademica, dalla poesia, da una saggistica più letteraria, venendo da una narrativa generale, perché parlare di country? Allora, che dire, io ho voluto raccontare un mondo che amo, un mondo che adoro visceralmente da sempre, però ho sentito anche un pochino nel mio piccolo, capiamoci, insomma, nella mia umiltà, l'esigenza in qualche modo di svincolare anche un pochino quello che è questo mondo da tutti quegli stereotipi che in qualche modo ci arrivano da anni, da decine di anni di cinematografia di un certo tipo, di fumetti che sono divertentissimi, di cartoni animati, di leggende, di racconti che sono assolutamente godibili e piacevoli, ma che sono piuttosto lontani da quella che è la verità storica, sicuramente, e anche quella che è la verità umana, che poi tutto sommato è stata quella che a me ha interessato più di tutti raccontare. Raccontarla attraverso i miei personaggi. Che non è un modo di dire, quando gli autori dicono che piano piano i personaggi si sono scritti da soli, sono diventati degli amici, non è uno stereotipo, in realtà succede proprio così, succede che a poco sono sempre meno personaggi e più persone e vanno a delineare essi stessi quello che è il percorso che loro compiono, per cui noi autori in qualche modo pensiamo una finalità, però poi il percorso nel dettaglio che loro delineano in qualche modo proviene quasi spontaneamente da loro attraverso i dialoghi, attraverso veramente i dettagli che sono quelli che definiscono non soltanto i particolari, ma i dettagli definiscono sempre le realtà e significano, io dico, sempre molto più di loro stessi, definiscono molto più di se stessi, ci danno uno spaccato, una visione nel profondo di qualsiasi realtà stiamo raccontando, molto più a volte acuta di quella che può essere una descrizione generale. E quali personaggi? Prima di tutto, naturalmente, nel caso dell'Ombra della Luna Nuova, Anne, la protagonista, maestra di scuola, che si sposta a Sheridan in questa cittadina di frontiera. Con un sogno, il sogno, un sogno di insegnamento, il voler portare in qualche modo un fiore di insegnamento e di verità a quelli che sono i ragazzi del luogo, quindi comunque ragazzi un po' incolti all'epoca. E il suo, potremmo riassumere, diciamo, la sua prospettiva di insegnamento nell'idea di imparare in qualche modo a pensare con il cuore e a sentire con il cervello. Quindi cosa significa? Significa in qualche modo pensare out of the box, direbbero gli americani, no? Cioè fuori da quelli che sono gli stereotipi. E il mondo country si presta molto come metafora per aiutarci a raccontare una storia di questo tipo. Perché io dico sempre che è un mondo fatto di percorsi già tracciati e di percorsi a volte ancora da tracciare. E in questo è veramente molto simile a
quella che è la nostra vita quotidianissima, moderna, la nostra vita di tutti i giorni, ed è il percorso che noi facciamo insieme ad Anne, noi facciamo insieme a questa protagonista, attraverso la sua vita a Sheridan, attraverso la sua amica Asha, una ragazza, una donna cresciuta in una riserva Cheyenne, in una riserva nativo americana, e poi sposata in realtà a un mandriano di Sheridan, quindi perfettamente inserito in quella che è la vita dei bianchi. E Asha consente ad Anne, ma in realtà insieme ad Anne consente a tutti noi di avvicinarsi a quella che è la vita della riserva, quella che è la vita del fratello, del padre, uomo di medicina, e quindi in qualche modo mi consente di parlarvi ancora una volta della cultura nativo americana. Voi sapete che è un argomento che ricorre molto per me, ricorre anche in questa stessa rubrica, questo perché io fin da piccola ho studiato, mi sono avvicinata, ho approfondito, mi sono calata in quello che è il mondo nativo americano. E questo per quale motivo? Perché è affascinante, sì, certamente per questo, ma anche per un motivo forse un pochino più profondo. Ero un po' alla ricerca delle risposte ai grandi interrogativi che tutti ci poniamo nei confronti della vita, e le risposte andiamo a cercarle magari in luoghi più consueti, all'interno magari di luoghi più ortodossi per la nostra cultura, per la nostra religione, la filosofia. E poi tante risposte le ho trovate proprio in questa magnifica, meravigliosa cultura, che è appunto la cultura americana, così ricca di spiritualità, così ricca di insegnamenti, come già vi ho accennato in varie puntate di questa rubrica, e come continuerò a fare, ed è un pochino quello che mi propongo di fare attraverso anche i romanzi, che in qualche modo non hanno la pretesa di poter essere esaustivi come può essere un saggio, però gettano dei semi. Forse dei semi di curiosità, dei semi di conoscenza, e se poi questi semi attecchiranno oltre alla mia presenza, io sarò veramente felice, sarà veramente ottenuto lo scopo che mi ero un pochino prefissata. Inoltre vi dico anche una cosa: la cultura nativoamericana, come un po' il discorso che facevo prima sull'ambiente western, per chiamarlo con un termine un pochino opinabile, ha subito a sua volta questa classificazione per stereotipi, no? Una volta l'indiano cattivo, cacciatore di scalpi, i film western, una volta quando si giocava ai cowboy e gli indiani, no? Si sapeva già chi era il buono e chi era il cattivo. Poi, per fortuna, mi viene da dire, questa cosa è cambiata. Sono subentrate anche da noi culture diverse, più vicine alla natura, New Age, più vicine anche ad alcune religioni e culture animiste. Però questo ha portato con sé un rovescio della medaglia, una banalizzazione di quella che è la cultura nativo americana e di queste culture comunque in generale. E perfino, se ci pensiamo, un merchandising. Pensiamo quante volte magari troviamo appesi fuori dai negozietti, magari in qualche cineseria, dei dream catcher, diciamo, fatti in serie, magari in Taiwan, con colori strani e cose. Magari ci compriamo queste ruote di medicina, le mettiamo alle orecchie, o come, non lo so, pendaglio al nostro specchietto retrovisore dell'auto, come si usava il dado di peluche una volta. Sì, io chiaramente sto scherzando, nulla di male in tutto questo, nulla di male, però pensiamo che questi erano oggetti sacri, pensiamo che noi magari non ci facciamo caso, noi quando li indossiamo, quando ci scherziamo, quando non ci facciamo caso, ma sarebbe come se, non lo so, per qualcuno di noi fosse un crocifisso o un altro oggetto sacro. E il fatto di vederli utilizzati, banalizzati da quello che è il mercato, semplicemente a uno scopo puramente estetico o di moda, in fondo rischia di essere, non dico tanto offensivo quanto lo stereotipo dell'indiano cattivo, perché quello chiaramente era anche una grande ingiustizia storica, però sicuramente non è neanche questa una valorizzazione di questa cultura, no? E quindi vogliamo un pochino in qualche modo reinsegnare a scardinare questi stereotipi e reinsegnare quelli che era l'origine, il nucleo fondante di questi insegnamenti, che erano, sono insegnamenti che ci veramente possono dare molto nella vita di tutti i giorni. La vicinanza alla natura è una cosa meravigliosa. Io in tutto quello che scrivo, in questo caso All'ombra della luna nuova, il seguito dove il fiume incontra la montagna, ma anche la mia raccolta di poesie e controversie, anche il romanzo che avevo scritto precedentemente, Sofia e il lupo, la natura ha sempre un ruolo fondamentale. Perché ha un ruolo così importante? Perché la natura è sempre centrale in tutto quello che ci succede, non è mai di sfondo.
La natura è protagonista sempre di quello che noi diventiamo, sia la natura in sé come ambiente, sia nelle sue espressioni, diciamo in qualche modo personificate. All'ombra della luna nuova c'è Orn, il lupacchiotto di Anne, no? Che il lupo, se ci pensate, nell'immaginario collettivo ha una valenza quasi inquietante, quasi in qualche modo poco rassicurante, e in realtà Orn significa tutto il contrario. Orn è famiglia, è rassicurazione, è difesa, è un compagno che segue e su cui ci si, e di cui ci si può affidare. Quindi ancora una volta viene rovesciato uno stereotipo antipatico, diciamo, della nostra cultura. E poi c'è Charlie, Charlie la cavalla. Io vi ho parlato tanto dei cavalli, quindi già sapete la valenza, il significato grande che ha il cavallo per me e che dovrebbe avere per tutti, anche nella storia, il cavallo come compagno, come interlocutore dialettico, come compagno appunto anche e specchio nella nostra crescita. Il compagno Charlie è proprio un'amica, okay, che porta Anne lontano da tutto quello che è costrizione, da tutto ciò che è frustrazione, verso una se stessa più adulta, forse più matura, più libera, quindi è anche affrancamento in qualche modo. Il cavallo è in qualche modo un punto di contatto tra l'uomo e la natura, e anche un compagno in quello che è questo viaggio che viene effettuato, ed è un viaggio non soltanto fisico, non soltanto storico, ma è anche un viaggio personale, e che viene, io cerco sempre di raccontare, che viene raccontato attraverso i nostri cinque sensi, non soltanto la vista, non soltanto il racconto, non soltanto le descrizioni, ma gli altri quattro sensi sono altrettanto importanti. Tatto, il gusto perfino, i profumi, l'odorato e l'udito, la musica, e torniamo alla musica, con questo concludo, è uno degli elementi fondamentali della trama stessa di All'ombra della luna nuova, ed è davvero un leitmotiv importante che va a muovere sentimenti centrali nel romanzo. E con questo io vi lascio, vi parlerò ancora del seguito dell'ombra della luna nuova, un po' quali sono le tematiche portanti. Vi ricordo che il mio libro, se avete piacere, lo trovate su Amazon, lo trovate su tutti i circuiti online, lo trovate anche direttamente contattando me o attraverso Facebook. La mia pagina è scriptamanent-sara albanese, il mio sito è albanesesara.wordpress.com, dove trovate naturalmente anche la mia mail, e se volete una dedica speciale io sono a vostra disposizione. Un abbraccio grande e un saluto a tutti voi.